La Bhagavad Gita. Capitolo 17. Le divisioni della fede. Breve riassunto e concetti chiave. Il Signore Krishna spiega ad Arjuna che la fede di una persona e le attività che intraprende sono determinate dall'influenza materiale che domina la sua esistenza, virtù, passione o ignoranza. Tuttavia è possibile scavalcare tali condizionamenti, oltrepassando la virtù e raggiungendo una piattaforma trascendentale, attraverso cui ci si relaziona direttamente con Dio, il Supremo. Fede e attività in virtù. Gli uomini in virtù adorano gli esseri celesti. Sono motivati dal dovere, dalla purezza e dal servizio al divino. Compiono austerità e sacrifici per dovere, secondo le regole delle scritture, e senza aspettarsi alcuna ricompensa. Praticano inoltre le austerità per purificare corpo, parola e mente, con sincerità e distacco. Mangiano cibo puro, dolce, succoso, sano e nutriente, che allunga la durata della vita e porta felicità. Fanno la carità in modo disinteressato, senza aspettarsi nulla in cambio, e solo alle persone che ne sono degne. Fede e attività in passione. Gli uomini in passione adorano i demoni. Sono motivati dal desiderio, dall'egotismo e dal potere. Attraverso uno sforzo protratto nel tempo, praticano austerità e sacrifici per ottenere fama e vantaggi materiali o per soddisfare il proprio ego. Sfoggiano apparenti austerità di corpo, parola e mente per autocelebrarsi. Preferiscono cibi secchi, molto piccanti, salati, aspri ed elaborati, che portano a sofferenza, malattia e infelicità. Fanno la carità solo per ottenere vantaggi personali. Fede e attività in ignoranza. Gli uomini in ignoranza adorano fantasmi e spiriti. Sono motivati dall'ignoranza, dall'illusione e dall'attaccamento ai sensi. Compiono austerità e sacrifici sbagliati o per motivi sbagliati, ostinati e senza fede. Torturano il corpo, senza comprendere che stanno torturando anche Dio, che risiede in esso. Sbagliano anche nel compimento delle austerità di corpo, parola e mente, attuandole in modo stupido e per motivi futili. Sono attratti dal cibo cotto più di 3 ore, privo di gusto e freschezza, vecchio, con cattivo odore o impuro, che conduce alla follia e accorcia la durata della vita. Compiono atti di carità in modo sbagliato o per motivi sbagliati e alle persone indegne di riceverla. Fede e attività trascendentali. Sono azioni o iniziative che superano o sono al di fuori dai 3 condizionamenti ordinari della natura materiale: virtù, passione e ignoranza. Le attività trascendentali sono motivate direttamente dalla fede in Dio, la verità assoluta, e sono il mezzo per trascendere la dualità del mondo materiale e per raggiungere la liberazione. Le condotte e i comportamenti trascendentali menzionati da Krishna sono la diretta adorazione del Signore Supremo, l'uso delle sillabe sacre Om, Tat e Sat, che indicano la verità suprema e vengono pronunciate dai Brahmana durante il canto degli inni vedici e dei sacrifici, tutte le attività spirituali in genere, e il compimento di austerità, sacrifici e carità con fede in Dio, con lo scopo di compiacere la persona suprema e liberarsi dal condizionamento materiale. Krishna conclude affermando che le pratiche devozionali in virtù, come le preghiere, i sacrifici, le austerità e la carità, sono efficaci solo se offerti al Supremo, diventando così degli atti trascendentali che scavalcano le 3 influenze della natura materiale. Al contrario, le pratiche devozionali compiute senza fede o condizionate da passione e ignoranza sono inutili, sia in questa vita sia nella prossima.